È iniziato tutto circa 6 anni fa, 7 anni fa, quando siamo andati alla prima fiera del camper. Noi non avevamo mai pensato di proprio salire su un camper. Ciao e benvenuti in questo canale. Oggi un video speciale. Speciale perché ho qui due persone speciali che non vedevo l'ora di conoscere. Sono Sara e Marco e scopriremo presto la loro storia di cambiamento a 50 anni. Una storia meravigliosa. State qui fino alla fine perché vibrano e creano emozioni. Loro hanno fatto una scelta veramente meravigliosa. A 50 anni hanno cambiato completamente vita. Sono queste le storie che mi piacciono, sono queste le storie che voglio raccontarvi, perché sono queste le storie da cui dovremmo prendere spunto. Si vive una volta sola, ricordatelo. Del domani non v'è certezza. E quindi Sara e Marco, adesso iniziamo, perché qui siamo nel mio piazzale e per il momento non vi faccio vedere niente, ma venite con me. Ma ciao Stefania! Ciao! Questo è quello che ho iniziato a raccontarvi, ma adesso lo vediamo dal dentro e poi state qui con noi perché... Accomodati pure, accomodatevi ragazzi in casa Buongiorno. Nostra! Ciao a tutti! Buongiorno, ciao Marco! Ciao, ciao Sara! Tutti Stefanini, come li chiami i tuoi follower? Stefanini? Anime! Buongiorno anime! Ciao anime belle! Questo è il loro salotto, la loro cucina, il loro tutto, il loro tutto. Questo è il loro letto e vi faccio vedere. Vai, questa è la loro casa e che non manca niente. Qui quello che io ho notato è il profumo di casa, però è grazie a loro che è casa, Quanto tempo avete impiegato per realizzare il vostro sogno? Perché comunque anche un grosso cambiamento come questo è fatto di progettazione, di pianificazione e insomma bisogna un po' forse magari anche imparare delle competenze nuove. Allora, diciamo che è iniziato tutto circa 6 anni fa, 7 anni fa, quando siamo andati alla prima fiera del camper. Noi non avevamo mai pensato di proprio salire su un camper. Quindi siamo andati alla prima fiera, abbiamo un po' curiosato, ci siamo iniziati a interessare a questo mondo. E poi avevamo nostro figlio che stava studiando ancora, quindi abbiamo detto vabbè, lo lasciamo finire il suo percorso di studi e nel frattempo vediamo, ci informiamo, insomma entriamo in questo... Molto, abbiamo preso tante nozioni, abbiamo cominciato a prendere spunti dai vari social, da YouTube soprattutto, perché noi amiamo YouTube se usato nel modo giusto, e abbiamo cominciato a seguire appunto dei full timer e da lì basta, sognavamo tutte le sere, guardavamo loro come se fosse una serie TV, quindi la nostra serie TV preferita tra l'altro, e quindi da lì basta, siamo partiti e siamo arrivati sino ad oggi che abbiamo appunto realizzato il nostro sogno. No, però andiamo un attimo indietro, sì. Tu sei già arrivato a dove siamo adesso, però quindi facciamo un passo indietro. Quindi allora abbiamo iniziato a cercare questo camper. Ma come avete fatto a cercarlo? Dove l'avete cercato? Subito fisicamente? Ok. Sì, okay. Perché lo avevamo usato, Marco era diciamo deciso di cercare una certa tipologia che il nostro, che abbiamo ora un motorhome. Dopo l'abbiamo deciso assieme, dopo che abbiamo vagliato assieme. Sì, sì. Esatto. Inizialmente abbiamo vagliato il fatto di acquistare, perché allora il camper fondamentalmente è quando lo utilizzi come...
quando lo utilizzi come mezzo, come mezzo per fare le ferie, è visto in un altro modo. Quando invece lo utilizzi come mezzo per abitarci, come casa, come casa, come la nostra casina, doveva avere altri requisiti. Esatto. Quindi abbiamo deciso assieme, abbiamo ponderato assieme se scegliere un mansardato o semi integrale, e alla fine abbiamo deciso di prendere un motorhome spazioso con tanti vetri, e questa è stata la nostra decisione. Vai. Quindi ci siamo attivati per cercarlo e ci abbiamo impiegato non poco, perché insomma quasi un anno prima di trovare quello giusto. E quindi niente, abbiamo iniziato a andare a vedere qualche camper, non ci attirava. Quindi pazienza a chi sta facendo il cambio, pazienza. Soprattutto in questo periodo, perché mai fa di fretta. Commercialmente parlando sono aumentati parecchio i prezzi, si sono alzati parecchio i prezzi perché la richiesta è questa. Esatto. E ti rifilano anche tante ciofeche, cioè tante fregature. Abbiamo girato parecchio, abbiamo visto tanti camper e dopodiché abbiamo visto... Io continuavo a fare reflash per vedere le nuove proposte e mi sono innamorato di questo, subito ci siamo innamorati di questo. Era Forlì. Era a Forlì, quindi siamo andati fino a Forlì a vederlo, sapevamo già che era già cosa fatta. Però siamo partiti già con l'assicurazione fatta, esatto, con tutti i documenti che servivano per il trapasso, con l'assegno già fatto, abbiamo detto nel caso ci riportiamo dietro tutto e blocchiamo tutto. Esatto. Quindi siamo andati in treno senza sapere com'era, per poi tornare con questo. Mi ha detto lo vediamo, sì, vediamo cosa sentiamo, cosa ci trasmette. Crediamo tanto nella prima la pancia, nella sensazione, nell'emozione che... E quindi ce lo siamo portati a casa. Vabbè, abbiamo trovato un po' di sorprese che non ci aspettavamo, un po' di problemini che non ci aspettavamo, di cui non eravamo a conoscenza, perché non ce l'avevano spiegati. Esatto, infiltrazioni, e questo è stato diciamo il discorso infiltrazione, è stata la parte più un po' più brutta, diciamo così, però abbiamo affrontato anche quella, abbiamo smontato pian pianino e quindi avete sistemato tutto voi, non era così il camper prima? Allora diciamo che il camper era così, ma era abbastanza disastrato, nel senso che a livello di impiantistica, cioè sia impianto elettrico che impianto idraulico, era veramente disastrato. Rifatto tutto completamente. Quindi sono partito dal cruscotto, ho smontato pezzo per pezzo, abbiamo rifatto l'impianto elettrico, bypassando parti della centralina, sono arrivato fino a tutto l'impianto elettrico che c'era sotto al divanetto e abbiamo rifatto tutto l'impianto elettrico. Smontando quasi tutti i mobili, ecco. Quindi tu sei un elettricista? No. No. Quindi hai imparato? No, sì, abbiamo chiamato un signore che è 60 anni che fa l'elettrauto e mi ha insegnato tantissime cose, mi ha insegnato. È il signore che ho visto nei vostri video, perché io non vi ho ancora detto che io li ho conosciuti tramite il loro canale YouTube e poi, come sapete, poi ci si affeziona e abbiamo tutti e quattro voluto questo incontro qua dal loro. Come si chiama il vostro canale e che significato ha? Perché chiedici se siamo felici. È una domanda? Ce lo fanno tutti. È un'affermazione? È un'affermazione, non è una domanda. Senza punto di domanda. Esatto. E ci chiedono, ma siete felici veramente? Noi diciamo sì, abbiamo poco, però abbiamo tutto. Quindi in quel poco c'è tutto, c'è il significato della vita, che non è poco, ma è poco per la massa. È vero. È poco per la massa. E stavano dicendo che comunque avete sistemato voi senza, tra virgolette, iniziali competenze, ma vi siete formati volere e potere. Strada facendo, abbiamo ricevuto una grandissima mano da nostro figlio. Sì, se non fosse stato per Chicco, sì, veramente... Che si vede spesso nei video, esatto, coricato avuto, per terra, sì, in posizioni tutte... improbabili. Ho avuto parecchie volte conforto, perché magari certe cose mi sembravano insormontabili, invece alla fine ce l'abbiamo sempre fatta, grazie tantissimo anche a lui e grazie a tutti. Sì, lui molte volte diceva, da 24enne, diceva papà stai tranquillo che la risolviamo, ci penso io, adesso ti spiego io. Fotonico, meraviglioso. Quindi, era Chicco che dava un sostegno. Volte, sì. Ma come ha preso questa decisione vostro figlio? Vi ha dato dai matti o invece vi ha supportato dall'inizio? Sì, devo dire di sì. Ci ha detto papà, mamma, è quello che vi rende felice, andate.
Però è un'anima evoluta, ha 24 anni di età, di età anagrafica, ma è un'anima millenaria, sì. Questo ragazzo, perché è difficile capire, i ragazzi di solito vedono solo il loro egoismo, vedono solo il loro avere, queste cose qua è difficile che capiscano, che comprendano. È costata fatica anche lui aiutarci, perché insomma anche lui lavora e insomma gli abbiamo tolto del tempo, ci si è resi conto. Mi ha tolto del tempo, però... Beh, penso che sia stata un'esperienza meravigliosa anche per lui, formativa. Sì, assolutamente, anche lui non sapeva nulla, cioè... Una crescita di tutta la famiglia. Tutta la famiglia, sì, è vero. Brava, hai trovato il termine esatto. È stato un periodo di 8-9 mesi dove comunque tutti assieme siamo cresciuti sotto tanti punti di vista. Siamo cresciuti assieme anche sul discorso della ristrutturazione, dell'imparare nuove cose che non sapevamo, perché comunque per noi è stata una novità. Anche perché inizialmente non pensavo io di... Anche questo è importante da dire, perché per uno che prende un camper e vuole cominciare questo tipo di vita, o se lo prende bello nuovo e parte tranquillo, tra virgolette, però comunque ha sempre un'assistenza, oppure ti prende un camper datato o non datato, comunque usato, e tra virgolette dici speriamo che vada tutto bene, e se c'è qualcosa che non va bene comunque ti devi arrangiare e devi imparare a sistemartelo, perché comunque è giusto che sia così, nel senso che è casa tua, come in casa tua te la personalizzi, te la fai come vuoi, si guasta qualcosa cerchi di sistemartelo, soprattutto nel campo, perché sei on the road, sei in giro. Ma ora come ora, se ci dovesse succedere qualcosa, lui sa dove mettere mano, ma cioè quasi ovunque, perché l'ha fatto lui, l'ha smontato e rifatto tutto, quindi sa dove sono le cose, sa quali sono le criticità, sa quali sono eventualmente i problemi. Se avessimo dovuto prenderlo nuovo, cioè non avrebbe saputo da che parte iniziare. Avresti quindi comunque sempre bisogno di qualcuno che ti sistema per te. Il piccolo consiglio che do, un piccolo consiglio, è quello di, anche se uno acquista un camper e vuole non lo vuole sistemare lui, perché comunque non ce la fa, non se la sentono, ovvio. Okay? Però magari stare attenti a capire dove sono, affiancare chi te lo sistema, esatto, per capire dove sono i servizi, dove mettere mano, che è importante. Anche perché poi vi ritrovate soli con il camper magari in mezzo al nulla, esatto. E devi proprio sapere che cosa, almeno la base, almeno quella la si deve sapere, e quindi appunto intraprendi un nuovo percorso evolutivo. Che avete comunque condiviso tutto su YouTube, perché io vi ho seguito già dall'inizio, avete condiviso gioie e dolori di tutti i vari lavori. Cazzature, sì. Non l'abbiamo messo tutte le incazzature. No, non l'abbiamo messo tutte le incazzature. Perché sennò portiamo un po' di energia. Però diciamolo che ci sono e sono fisiologiche e normali. Normali, certo. Ecco, quindi... Non volevamo trasmettere energia negativa, perché dopo trasmette energia negativa. Invece abbiamo voluto solamente trasmettere l'energia positiva, che è il 90% della nostra vita, ovvio. E progetti futuri? Che cosa adesso che vivete nel camper, da quanto? Allora, sono 3 mesi circa, più fissi, esatto. Mm-hmm. Stiamo sempre nella nostra zona perché aspettiamo di diventare nonni, visto che appunto il nostro figlio Chicco ci darà il nostro nipotino. E allora il termine è a giorni, siamo qui in attesa. Siamo in prestito in attesa del lieto evento, quindi poi vedremo un po' come se la caveranno i ragazzi, come ci sentiremo noi, quando ci sentiremo tranquilli, partiremo, l'idea è Spagna-Portogallo, però non si sa, nel senso che abbiamo anche la Sardegna, forse prima o dopo, non si sa, il periodo dicembre-gennaio, non lo sappiamo, vediamo. In base a come si evolve la situazione. Comunque sì, l'idea è quella. E la vostra famiglia, comunque le persone intorno a voi, della vostra vita, come diciamo io e Luciano, della nostra vita precedente, come hanno reagito a questo cambio drastico, forse, per alcune persone, questo cambio di rotta enorme? Ci sono state reazioni diverse, nel senso che chi ci ha dato del... pazzi visionari, chi ci ha detto ma dove volete andare voi, oppure ma state in questa scatoletta, oppure che ne so, come pensate di voi a 50 anni di andare a fare, non è che siete giovani e sono, penso che siano anche magari pensieri leciti e domande
che possono nascere spontaneamente senza nessun, magari senza nessuna cattiveria. Sono cose che non siamo abituati a vedere, perché siamo cresciuti con la concezione di cresci, impari un'attività, impari il lavoro, ti crei una famiglia, vai al lavoro, torni a casa, ecco, noi siamo cresciuti così. Poi l'italiano medio comunque ha il concetto della casa. Della casa. Che, sì. Cioè, l'italiano secondo me non ha ancora il concetto che il camper è una casa a tutti gli effetti. Adesso in questi ultimi anni è arrivata un po', vuoi per moda, vuoi per... E quindi c'è più comunicazione, più condivisione. Di... Sì. Però io penso che non è, in Italia non è ancora visto come... come la casa, no, è davvero una casa, appunto. No, perché... Vieni un po' visto tipo uno zingaro. Ah, sì, sei un barbone, sei uno zingaro. Avete la cucina? Ma noi l'abbiamo scelto. Ma avete la cucina in camper? Ma la cacca dove la fate? Avete il bagno? Ma vi lavate? Ma vi lavate? Ogni quanto vi lavate? Tipo i camperisti mangiano solo schifezze, mangiano solo scatolette, invece noi, cioè, cuciniamo, è la nostra, una delle nostre grandi passioni, però... quindi non potremo mai fare a meno di cucinare e mangiare roba buona che ci prepariamo noi. Quindi. Però il messaggio importante che mi piacerebbe far passare è quello che la casa non è tanto il camper, è dove siamo io e lei. Sì. Dove stai bene. Dove stai bene. Questa è la casa. Potrebbe essere il camper, potrebbe essere il bungalow, potrebbe essere la tenda, potrebbe essere una barca a vela, potrebbe ognuno essere trova... tutto. Potrebbe essere una bicicletta con quattro zaini, potrebbe essere tutto. La casa è quella dove stiamo imparando a... Ovunque ci fermiamo, per noi è casa. Fantastico. Sì. Che consigli dareste a chi ci sta ascoltando, che magari ha paura, magari pensa ancora sono troppo vecchio o vabbè, loro ce l'hanno fatta perché... Allora, beh, noi è poco però, Stefania, che siamo però l'avete fatto, siamo all'inizio. Però l'avete fatto. Però il grande passo di mollare tutto l'abbiamo fatto. Non è stato sì. facile. E come no, non è stato facile per I niente. I nostri pianti ce li siamo fatti anche. Beh, queste prime settimane erano veramente... Ogni volta che, te lo dicevo ieri, Stefania, ogni volta che qualcuno mi diceva una parola, ma anche che non c'entrava nulla col cambio vita, col camp, io piangevo. Cioè, perché comunque sono emozioni fortissime, turbini di emozioni diverse, forti, anche se magari qualcuno insieme. Non le vuole far passare, ma sono veramente uno magari, cioè tanti dicono è bellissimo, provate, fatelo, ma sono emozioni veramente forti, nel senso magari non tutti ce la farebbero a farlo, non è per tutti, ho sbagliato il termine, non è per tutti, però quando lo fai ti senti molto più leggero. C'è proprio libero, leggero. Libero. È fantastico. Sì, che poi fare questa vita non significa non fare nulla, cioè nel senso uno si inventa un lavoro, noi ci stiamo cercando di formare per lavorare online, cioè poi comunque voglio dire tutte le strade le lasciamo aperte, quindi di conseguenza abbiamo pensato anche di fare stagioni, lavorando. Se fai un passo poi arriva l'altro. Brava. Quindi non ci preoccupiamo. Ci sono nulla. Tantissime opportunità adesso, anche le stagioni. Brava. Puoi lavorare 3 mesi l'anno e visto che comunque si vive con poco a livello economico, sì, perché comunque è più economico rispetto a una casa, puoi serenamente fare le stagioni e ti mantieni tutto l'anno. Quindi ci sono tantissime, o lavorare online, adesso abbiamo tantissime opportunità, ci sono tante forme di libertà. Capire chi siamo, cosa vogliamo fare. Conoscersi bene e rispettarci. Quelle. Ma che lavori facevate prima? Così eravate prima? Vabbè, parto io. Vai. Vabbè, io ero tante cose. Nel senso che sono sempre stata una persona che non mi è mai piaciuto rimanere nello stesso posto. Ho sempre desiderato cambiare. Ho sempre desiderato provare nuove emozioni. Conoscere più persone e quindi ho cambiato tanti posti di lavoro. Ho sempre lasciato dei ricordi, spero, in tutti i posti che ho cambiato, quindi ho svolto tante mansioni, dal montatore meccanico all'agente immobiliare, al venditore di caffè, al venditore di intimo femminile. Non eri gelosa? No, no. Che confezionato l'intimo femminile. Io sarei stata per anni gelosissima. Provavo. Non gliel'avrei mai permesso. Provavo l'intimo femminile. No. Facevi video anche così. No, e quindi ho fatto tantissimi, proprio veramente tanti lavori. Non mi dilungo a dire altri lavori che ho fatto, ma ne ho fatti tanti.
ho fatto sicurezza nei locali notturni, ho fatto, vabbè, sono istruttore di arti marziali, ho tantissime passioni. Con il mio maestro abbiamo fatto Survivor, l'ho aiutato a fare tanti corsi, insomma ho fatto tantissime cose e ho fatto tante belle cose e ho fatto anche tanti sbagli, ed è per questo che in qualche modo riesco sempre a evolvermi, a crescere. Io ho sempre questa esigenza di evolvermi e di crescere e non smetto mai di farlo, è forse per questo che continuavo a cambiare anche. Ti capisco. E acquisire magari anche tante cose. Io sono identica, no? Così, io non ce la faccio a star ferma perché dopo un po' mi annoio, mi stufo e devo cambiare. Cambiare sì. Lavoro, cambiare aria, cambiare persone che ti circondano. Cambiare posto. Sì, è vero, lui è proprio... Io, ma, cioè, senti proprio il bisogno, quando senti questa cosa qua lo devi fare, punto, perché sennò incominci a morire, a morire dentro. E sentivo tutte le volte, ecco, questa è una cosa importante, esatto, arrivavo a un certo punto che mi sentivo morire dentro. Tante volte mi chiedo, magari anch'io avrei voluto essere come tante persone che riescono a rimanere 30 anni, 35, 40 anni nello stesso posto. Però, cioè, perché vuol dire che riesci magari anche a affezionarti alle persone, sì. Non è sbagliato, non si sa mai qual è la cosa sbagliata, qual è la cosa giusta. E so solamente qual è giusto per me, basta, cioè la cosa giusta per me non era cosa per te. Non era cosa per me. Quindi ho cambiato tanti posti di lavoro e... L'ultimo lavoro che ho fatto è stata la guardia giurata armata, lavoravo solamente di notte e mi ha un pochettino scombussolato l'esistenza, ho perso 17 kg in 6 mesi e basta, poi è stato l'ultimo percorso evolutivo. Quello che ha dato il là? È sì. Stato l'ultimo percorso evolutivo, perché anche questo mi ha fatto un pochettino crescere e soprattutto mi ha fatto imparare a capire i posti dove so stare e quelli dove non so stare, lavorando di notte, che è fondamentale, è sapere fondamentale. Quello che non vuoi, esatto. Per noi che viviamo in camper è strafondamentale. Questa è stata l'ultima esperienza lavorativa che ho avuto e quindi da lì abbiamo appunto dato un taglio e siamo andati a vivere sulla nostra bellissima casa a 6 ruote. Questo io invece sono stata un po' più statica, io ho lavorato ho interrotto niente. Io sono sempre, sono un pochino più statica di Marco, quindi vabbè, ho lavorato tantissimi anni in ufficio, 23-24 anni, il mio lavoro era quello, poi vabbè l'azienda, avevo un'azienda con mio padre, poi vabbè abbiamo chiuso, abbiamo avuto dei problemi e ci siamo reinventati. Insieme siamo andati a lavorare in un magazzino dove confezionavamo intimo femminile, scaricavamo container, quindi ne eravamo al freddo. Allora ce l'avevi sotto controllo? Ce l'avevo sotto controllo. Ah, ecco, capito? Perché. Ce l'osservavo. E quindi io sono passata dal lavoro d'ufficio seduta a un lavoro molto, molto dinamico, molto completamente diverso da quello che ero abituata a fare. Eppure anche lì per me è stato un reinventarmi. Quindi niente, poi vabbè, ho fatto tanti lavoretti, la cameriera, ho curato una bambina, insomma mi sono un po' data da fare. Però vabbè, tutti i lavori che poi ci hanno portato a, tutto serve. A prendere la strada giusta che per noi adesso è questa. Che non è detto che sarà quella per la vita, attenzione, perché può essere che magari è lecito cambiare idea, può essere che magari fra qualche anno ci stanchiamo o decidiamo di fare altro, quindi esatto, siamo stati la libertà così. La siamo libertà. Stati felici, siamo stati tristi, siamo stati super tristi, siamo stati super felici e questo fa parte della vita, della crescita. L'importante è capire se vuoi dare una svolta, impegnarti nell'arrivare al tuo obiettivo. Tutti lo possiamo fare, tutti. Esatto, il messaggio... 50 anni non l'ho detto, ma siamo entrambi cinquantenni, quindi non è che quindi, siamo proprio giovani. Come dici tu Stefania, spesse volte ci siamo reinventati a 50 anni. E... Come dice la mia amica Yvonne, dice alla tudda. Vuol dire la pelle d'oca. In sardo. In sardo. C'è stato proprio un momento in cui avete detto basta o è stato un tante situazioni messe insieme o c'è stato davvero un momento di dire adesso basta? Proprio adesso no. Sì, c'è stato un momento che mi ha detto sì, adesso basta e è accaduto in questi 2 anni.
in questi 3 anni sapete tutti cosa è successo e quindi diciamo che quello è stato un momento in cui è stata la goccia che ha fatto traboccare, sì, il vaso, perché sì, ci hanno tolto la nostra libertà.